Allora, se ci sediamo, io darei subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi Alabiso Ariano Biondo Candigliota Carlone Cercuoni Ciancio De Chiara Giannone Giuliano Gugliotta Candigliota Guido Gunnella La Zazzera Lazzari Pompei Principato Rinaldi Stellitano Tosatti Toti Tripputi Vitrotti Zitoli Allora, possiamo aprire la seduta con 14 presenti, 10 assenti più la Presidente e c'è un consigliere giustificato, Roy Andrea Guido. Gli scrutatori di oggi saranno i consiglieri Rinaldi, Gunnella, Carlone. Allora, intanto procedo subito alla modifica dell'ordine dei lavori e per posizionare al punto 1 su richiesta della scrivente, dell'interrogante, richiesta accolta e quindi dell'interrogazione numero 21 del 2018 a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti, Stellitano e Gugliotta avente ad oggetto situazione, progetto, riqualificazione e mercato di via Orvieto e lascio la parola alla consigliera Biondo per l'illustrazione. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, intanto la ringrazio per aver accolto la mia richiesta di modifica dell'ordine del giorno perché purtroppo ho un impegno di lavoro e dovrò andare via, ma il resto del gruppo del Partito Democratico oggi, come vedete, è qui anche se non parteciperà ai lavori del Consiglio odierno e poi spiegherò perché. Intanto vado nel merito dell'interrogazione, vi ringrazio anche per averla discussa questa volta con solerzia. L'interrogazione riguarda il mercato di Via Orvieto di cui abbiamo parlato diverse volte in commissione e ho pensato di dover fare questa interrogazione perché invece ultimamente le notizie sono troppo frammentate e scostanti tra loro e quindi credo che oggi l'assessore debba insomma in qualche modo spero rassicurarci. Vado nel merito. Come sappiamo tutti il mercato di Via Orvieto si trova su un plateatico non attrezzato
e quindi risulta oggi un mercato su sede impropria, e questo è un problema non solo chiaramente in assoluto, ma in particolar modo negli ultimi 2 anni abbiamo affrontato questo problema anche in vista dell'assegnazione dei nuovi banchi e della famosa direttiva Bolkestein, perché sappiamo tutti, ce l'ha confermato anche l'assessore in commissione, che nel caso in cui non ci fosse un intervento da parte dell'amministrazione rispetto a quel mercato, il mercato di Via Orvieto dovrebbe chiudere, perché le postazioni non potrebbero essere rimesse a bando e quindi tutti gli operatori dovrebbero essere spostati. Proprio a questo fine, anche in questo consiglio municipale ci siamo impegnati tutti insieme affinché venisse evitato a tutti i costi lo spostamento degli operatori di quel mercato, anche perché è un mercato che si trova in una zona a popolazione molto anziana del nostro municipio. È un mercato che ha molti problemi, ma che tuttavia continua a svolgere un servizio importante per la popolazione, e soprattutto a seguito di interlocuzioni con i cittadini, le associazioni, i comitati di quartiere e gli operatori del mercato stesso, oggi qui c'è il presidente del mercato e lo ringrazio per essere presente, abbiamo tutti insieme capito che appunto bisognava fare di tutto per riqualificare l'esistente e il mercato, e su questo ribadiamo che è compito dell'amministrazione comunale mettere a disposizione degli operatori del mercato strutture adeguate e aiutarli a diversificare e a migliorare anche l'offerta merceologica che avviene all'interno degli stessi. Appunto, noi qualche mese fa abbiamo impegnato la Presidente, la Giunta, l'Assessore Accoto ad attivarsi in questo senso per fare sostanzialmente 3 cose che nell'interrogazione ho pensato fosse giusto ricordare a noi tutti. La prima è che venissero individuate le ulteriori esigenze regolamentari e strutturali minime previste dalla normativa vigente al fine di poter attribuire al mercato Tuscolano I lo status di plateatico attrezzato, e su questo quindi io mi chiedo quali sono, diciamo, queste ulteriori esigenze regolamentari e strutturali minime, le abbiamo individuate, sono affrontabili? Secondo, che venisse effettuata una stima dei costi necessari per la realizzazione delle opere strutturali di competenza comunale e precisati gli adempimenti amministrativi di competenza degli esercenti la vendita, ad oggi non superiori a 40. E terzo, che venissero sollecitate le competenze sia municipali che comunali per la realizzazione di quanto, diciamo, spiegato sopra nel più breve tempo possibile. Oltre all'impegno da parte del Consiglio Municipale, la direttiva di giunta numero 50 del 29 settembre 2017 ci dimostra che anche appunto la giunta in prima persona si era impegnata a procedere alla riqualificazione di questo mercato, impegnandosi a trasformarlo appunto in un plateatico attrezzato, e recito, citando la memoria di giunta, che diceva appunto a settembre 2017: sembrerebbero quindi sussistere la maggior parte delle premesse per il transito di qualifica, anche in considerazione del fatto che l'area è in gestione comunale. Ecco, questo, diciamo, era il beneficio del dubbio di settembre. Oggi a giugno, a oltre 9 mesi da quella data, io vorrei chiedere all'assessore se quei requisiti sussistono o no, non semplicemente se sembrano sussistere. E infine, nella stessa direttiva di giunta, con nostro grande piacere, la giunta dava mandato al direttore della direzione tecnica di realizzare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 gennaio 2017, mi scuso, qui c'è un errore, ho scritto 2018 ma chiaramente immagino ci siamo capiti, un progetto preliminare e una stima dei costi necessari per la realizzazione di opere strutturali, riqualificando così l'intera area. Spetterà al direttore, in base alle risorse umane disponibili, se farlo internamente o demandarlo all'esterno. Considerato inoltre, diciamo, che dopo questa mozione dell'Aula e la direttiva di giunta di settembre, in data 13 novembre la Commissione Commercio si è riunita alla presenza dell'assessore proprio per parlare dello stato dell'arte sulla trasformazione dei 2 mercati in sede impropria del nostro municipio, ovvero Via Orvieto e Colli Albani, e in quell'occasione
L'assessore ci ha comunicato, come potete anche leggere, diciamo, dal verbale di commissione. Il tempo è scaduto, già sta oltre un minuto. Scusi, concludo. Numero 42, che gli uffici avevano già a novembre avviato le procedure di demolizione dei box vuoti e che erano stati stanziati dei fondi per gli interventi in danno. E inoltre ha comunicato, diciamo, alcune notizie sul progetto, ad esempio che il mercato prevedeva un unico square centrale in un solo plateatico con circa 38 operatori. Noi ad oggi avremmo dovuto appunto realizzare questo progetto preliminare entro il 31 gennaio 2017 e quindi appunto essendo arrivati a giugno le domande, assessore, sono le seguenti. La prima appunto è se questo progetto preliminare, comprensivo della stima dei costi di cui lei ci ha parlato a novembre, è stato realizzato nei tempi previsti, ovvero entro il 31 gennaio 2017. Se sussistono le premesse per il transito di questo mercato da sede impropria a sede propria, se quindi confermate la volontà di riqualificare il mercato e di scongiurare lo spostamento degli operatori e chiaramente in che tempi si prevede l'inizio dei lavori e quali sono i passaggi necessari per poter procedere alla riqualificazione dell'area del mercato. Grazie. Assessore, può rispondere? Allora, buongiorno a tutti, grazie Presidente, consiglieri tutti. Come sapete, l'obiettivo di questa amministrazione, sin dall'inizio e come anche da programma, è quello uno degli argomenti fondamentali è quello della riqualificazione dei mercati, sia in sede propria che in sede impropria, plateatici attrezzati e rionali, visto lo stato in cui versano o lo stato in cui sono trovati per anni, diciamo chiaramente in uno stato di abbandono, se non quasi l'intento di farli chiudere, creando soprattutto un disservizio ai cittadini. Noi siamo partiti con ottimi e buoni auspici, perché tra l'altro proprio per il mercato di Via Orvieto e con gli Albani, appena insediati, è stato nostro intento incontrare i presidenti di mercato, gli operatori, andare direttamente sul posto, proprio sul fatto che già esisteva un progetto o due preliminari che avevano presentato nelle precedenti amministrazioni e che quindi volevamo portare avanti. Dopo diversi incontri, tra l'altro con un atto nostro, mio, di giunta, per far sì che l'ufficio tecnico si impegnasse a fare in modo che il progetto potesse andare avanti, quindi smarcato il fatto che lì esisteva già un mercato non rionale, ma un mercato giornaliero su plateatico non attrezzato, ci siamo invece resi conto che, malgrado fosse stato smarcato tutto l'iter burocratico per poter presentare il progetto, ci siamo resi conto che al catasto risulta essere quell'area, quindi dopo che è stato fatto il nuovo piano regolatore, quell'area risulta essere come una strada e gli spazi sono aperti e viene considerato scenario dei municipi spazi aperti ad essi. Quindi non viene per niente menzionato il mercato è come se fosse stato nell'arco dei 50 o 60 anni, adesso non so da quando è partito, un mercato immaginario, come se non ci fosse mai stato, come se gli operatori negli anni non avessero mai dato un servizio ai cittadini, come se i box che hanno realizzato non ci fossero mai stati e così discorrendo. Noi ci siamo impegnati appunto a far sì che si avviasse la procedura di demolizione, è un iter che non è stato mai avviato in precedenza, che abbiamo iniziato, ma che comunque richiede i suoi tempi di intervento. Quindi di fronte a questo stato abbiamo dovuto, nostro malgrado, bloccare quello che era il progetto di esecuzione, ma non per questo bloccare tutto l'iter. Quindi si è avviato in questo momento, quindi abbiamo degli incontri per far sì che quel plateatico diventi un plateatico dedicato, quell'area, quello square, diventi dedicato al mercato. Quindi voi sapete benissimo che fare un cambio di destinazione d'uso su un piano regolatore non è una cosa semplice, richiede dei tempi, ma vediamo di intervenire anche con la Regione per cercare di accelerare i tempi e far sì che quel mercato insista.
nel momento in cui dovesse avere, ci dovesse essere l'intervento della Bolkestein, così come previsto fine 2020, riteremo che quel mercato, comunque quel piazzale, venga destinato ad un mercato temporaneo giornaliero, quindi con gli operatori che possono arrivare al mattino, mettere lì i banchi, operare e poi dopo richiudere. Questo è quello che prevede la normativa, altrimenti i banchi dovrebbero essere spostati. Questo per tutelare gli operatori stessi. Mi auguro che riusciamo ad intervenire quanto prima e a portare a termine un progetto e le relazioni stesse con la Regione, appunto per tutelare loro stessi, ma per tutelare i cittadini che ci abitano intorno. Quindi noi ci troviamo di fronte, a differenza di quello che c'è per il mercato di Cogliarbani, dove già insiste un semiplateatico attrezzato per gli interventi fatti per il Giubileo del 2000, dove provvederemo a dare una progettazione esterna, visto che i tecnici non sono in grado, non perché per capacità, ma per tempo e per disponibilità di risorse, per poter poi procedere alla progettazione e successive procedure di esecuzione. A oggi per il mercato di Via Orvieto, secondo le rilevazioni fatte dalla Polizia Locale, risultano essere i originari 69 postazioni, di cui 43 in attività. Quindi sulla base di questo e con i vari incontri che abbiamo fatto sia con la cittadinanza che con il comitato di quartiere che con gli operatori, e proprio oggi ci sarà un altro tavolo con delle persone, degli architetti che si sono messi a disposizione per poter trovare una soluzione, diciamo che questo sarà il nostro obiettivo, è quello di portare avanti i 43 operatori o 44 con un mercato, un palateatico attrezzato a tutti gli effetti. Quindi l'obiettivo rimane quello di continuare a quello che era il nostro intento, il nostro progetto, di far sì che il mercato ci possa essere, con tutti i tempi che richiedono per andare a fare un cambio di destinazione d'uso e tutti gli incontri che avremo sull'urbanizzazione. Questo è quanto. Assessore, non solo non sono soddisfatta, ma ho fatto questa interrogazione proprio perché avevo qualche preoccupazione di questo tipo, ma oggi esco da quest'aula ancora. Staccato il microfono. Ancora più preoccupata, perché lei oggi, proprio dall'ordine in cui ci ha spiegato la situazione, ci ha fatto capire intanto quanto è difficile governare, ma soprattutto ci ha dato tutta la cifra del vostro fallimento. Ha ricominciato a parlare di quello che avevate previsto nel programma, ovvero di riqualificare i mercati, certo. E però poi ci ha detto, dopo 2 anni che siete al governo di questo municipio, dopo varie commissioni, dopo una mozione con la quale questo Consiglio vi ha impegnato a fare qualcosa, dopo una direttiva di giunta in cui vi siete anche autoimpegnati a fare quella stessa cosa, che solo oggi vi siete resi conto che al catasto risulta un'altra cosa. Ma stiamo scherzando? Ma di che cosa abbiamo parlato in questi 2 anni in commissione? Quando testimoni i miei colleghi consiglieri, qualcuno di noi diceva andateci piano perché non sarà così, perché è più difficile, perché ci sono dei motivi storici per cui quel mercato è così e per cui nessuno è riuscito ancora a risolvere quel problema. Voi oggi ci dite che quello era un mercato immaginario, quello stesso mercato su cui avete fatto campagna elettorale 2 anni fa, quello stesso mercato su cui avete fatto una memoria di giunta, in cui vi siete impegnati, in cui avete fatto decine di incontri con gli operatori e le associazioni, e oggi lei viene qua e ha il coraggio di dire che quello è un mercato immaginario perché si trova su una strada e non su un plateatico attrezzato. Lo sapevamo, assessore, ma lo doveva sapere lei prima ancora di scrivere una memoria di giunta e soprattutto di venirci a dire a novembre in commissione che erano stati impegnati dei fondi per le demolizioni in danno. Questi fondi erano stati veramente impegnati e oggi sono fermi perché nel frattempo vi siete resi conto che è al catasto, oppure era una bugia? Questa cosa io la vorrei sapere. E quindi, assessore, adesso che facciamo, oltre a confermare l'intenzione che il Movimento 5 Stelle nel suo programma immaginario vuole procedere alla riqualificazione dei mercati? Che cosa facciamo con questi operatori nel frattempo? Li mandiamo via o no? Perché oggi lei sta prendendo un ulteriore impegno, io penso in modo poco
onesto davanti a tutti noi, sta prendendo un nuovo impegno di mantenere lì quel mercato, di mantenere lì quei 43 operatori, questo ci ha detto, e magari domani farete un'altra memoria di giunta in cui vi rimpegnate, e quindi oggi intanto a una domanda avete risposto chiaramente, vi eravate autoimpegnati entro il 31 dicembre, entro il 31 gennaio a fare un progetto come amministrazione, e non solo non è stato fatto il progetto, ma solamente dopo ci siamo accorti che quel progetto non si può fare ad oggi, perché non ci sono le condizioni basilari per fare questo. E quindi oggi che facciamo? Ci rimpegniamo tutti insieme? Continuiamo a scrivere questo libro dei sogni che scriviamo da 2 anni dentro quest'aula e dentro questo municipio? Oppure con più serietà ci vuole dire la verità fino in fondo, che probabilmente non avete la possibilità di riqualificare quel mercato, che probabilmente dovete cominciare a fare dei tavoli con gli operatori per decidere che fine faranno, invece di continuarli a prendere in giro. Io, assessore, sono veramente arrabbiata e confermo il fatto che evidentemente questa interrogazione era più che necessaria, però penso sinceramente che voi a volte non vi rendete conto di quello che ci venite a dire in quest'aula. E meno male che ci sono degli atti, oltretutto firmati da voi, che testimoniano quanto sto dicendo. Quindi non sono assolutamente soddisfatta e soprattutto comunico che dovrò andare via e lascerò l'aula. Il Partito Democratico oggi non partecipa ai lavori di questo consiglio per solidarietà al consigliere Rocco Stellitano, che è stato espulso per questa seduta perché ha tacciato la Presidente di atteggiamenti fascisti, un'offesa che anche io avrei ritenuto tale se non fosse che mentre noi eravamo in consiglio è stata votata in consiglio comunale non siamo in tema. Una mozione che intitolava guardi ha finito il tempo da 3 minuti e non siamo in tema. Ieri non ha chiesto di censire i Rom, ecco, forse dovreste rivedere le parole. Non siamo in tema. Assolutamente, siamo assolutamente in tema, perché è stato espulso un consigliere. Non siamo in tema, siamo in una risposta a una interrogazione. Per questo motivo voglio spiegare non perché siamo in tema. Non siamo in tema, non siamo in questa. Questa è una risposta a un'interrogazione. Lei è andata oltre di 3 minuti e ha parlato di tutt'altro, poi non dite che sono fascista, rispettate il tema, se siete solidali con il consigliere Stellitano, siatelo, ma lo dovete essere, giusto così, ma non deve approfittare del suo intervento per fare pubblicità e propaganda, questo non è corretto in quest'aula. Andiamo avanti. Che scorrettezza. Consigliera Biondo, ci fa andare avanti, grazie. No, non si può, lo sa già, lei lo conosce molto bene. Momento, consigliere, per favore, consigliere Candigliota, silenzio. Consigliere Candigliota, silenzio. Un richiamo al consigliere Candigliota. Andiamo avanti. Vorrei che fossero rispettate le regole in quest'aula da tutti. In primis da chi è andato via, in secondo luogo da chi è rimasto. Allora, andiamo avanti. Proposta di deliberazione. Per espressione parere, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta di deliberazione di iniziativa popolare presentata da Eroe Catiuscia ed altri, regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni urbani. Sì, consigliere Pompei. Sì, presidente, grazie. La questione, questa proposta di regolamento è già passata in commissione. Ovviamente queste proposte non possono essere in alcun modo né integrate né emendate, per cui bisogna o accoglierle in toto o respingerle.
In Commissione si è apprezzato lo sforzo di fornire una disciplina che oramai è diventata ineludibile alle possibili forme di partecipazione cittadina e di sostituzione o integrazione all'attività municipale, all'attività comunale o municipale, ma ha purtroppo riscontrato dalla semplice lettura di quest'atto alcune incongruenze, alcune imprecisioni che a un certo punto non hanno permesso di esprimere parere favorevole. Vanno rammentate alcune cose preliminarmente, prima di entrare molto genericamente nel merito. Innanzitutto che ai sensi dell'articolo 54,1 del regolamento del Consiglio Comunale, l'approdo del provvedimento in commissione politica deve avvenire dopo l'esame degli uffici tecnici. In realtà, e questo impatta anche con il discorso che si stava facendo prima, in realtà uno dei più grandi problemi che esistono nell'amministrazione comunale è quello che nessuno rispetta le regole e nessuno gli dice niente. Una parte, mandare un provvedimento all'esame politico, all'esame dell'indirizzo politico, senza che nessuno abbia detto come stanno le cose, a un certo punto è un problema, magari un provvedimento... diciamo avventato almeno, soltanto questo qui. E questo purtroppo è successo. Gli uffici che devono esprimere un parere entro 15 giorni, nessuno l'ha espresso, nessuno gli ha detto niente, e va bene così, andiamo avanti. Andiamo a leggere poi allora, la parte politica generalmente si sostituisce agli uffici e incomincia a guardare, a cercare di sapere come stanno le cose, cerca la parte politica di farlo, ovviamente non ha la memoria storica e la competenza che possano avere gli uffici, comunque si trova per esempio un comodato d'uso, che esiste un regolamento per il comodato d'uso di aree a verdi di proprietà di Roma Capitale che siano destinate a orti o giardini urbani, si trovano degli affidamenti di terreni comunali ce ne sono almeno 4 a Roma per la gestione di orti urbani, anche questi con delle convenzioni ad hoc, però nulla cioè, è difficile farci un quadro globale di quello che dicevo prima, cioè di come stanno effettivamente le cose. Venendo in questa consigliatura, peraltro, sono state già presentate diverse analoghe proposte di regolamento, in parte bocciate dagli uffici, in parte con delle, da un punto di vista politico, non soddisfacenti. Sempre cercando di capire come stanno le cose, si scopre che dal maggio 2015, dopo l'emanazione da parte del Comune di Bologna di un primo regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, è stato istituito presso Roma Capitale un tavolo di lavoro interdipartimentale e interassessorile allo scopo di redigere una proposta di regolamento capitolino che consenta anche a Roma di porre in essere esperienze di amministrazione condivisa tra istituzioni pubbliche, locali e cittadini. Il regolamento predisposto da questa la cui bozza è stata formalizzata nella memoria di giunta capitolina RC 30906 del 28/10/2015, che non si trova, cercando tra gli atti tra gli atti del comune, se faccio la ricerca per atti, si ispira naturalmente all'articolo 118 della Costituzione e al decreto sblocca Italia, dove c'è un articolo, il 24, che viene rubricato come misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in maniera di tutela e valorizzazione del territorio. L'analisi di questo regolamento, che non abbiamo avuto il piacere di leggere perché non si trova nel sito comunale, da parte del tavolo di lavoro, ha fatto però emergere, come riferisce l'estensore di una nota che si trova appunto sul sito comunale, che ci sono una serie di precarietà che riguardano principalmente la corretta identificazione dei beni comuni disponibili, le modalità partecipative o meno attraverso cui decidere quali beni mettere a disposizione e quali condizioni, ad esempio limitarsi alla manutenzione degli spazi o consentirne anche la trasformazione, la sostenibilità economica delle attività consentite, le modalità di scelta del contraente privato, la tipologia di contratto, quale può essere per promuovere appunto questa partecipazione e come può essere risolto il problema della trasparenza e praticamente la necessità che ci sia una stretta connessione tra tutti gli attori municipali interessati alla gestione del problema.
Previsto questo, tanto per sapere quello che è stato possibile tirar fuori sullo stato dell'arte, la sola semplice lettura del provvedimento effettuato, ripeto, senza il preventivo esame tecnico che ci dica come stanno le cose a livello normativo, ha evidenziato alcuni contenuti non condivisibili, se non addirittura impropri, alcuni dei quali, ripeto, a puro titolo e semplificativo, voglio rammentare. In primo luogo, non è possibile sottacere l'improprietà di aver voluto dare veste di regolamentazione, cioè di norma operativa, a ciò che senza un accurato intervento tecnico che ne assicuri la concreta effettiva fattibilità e disciplina operativa in compatibilità con l'ordinamento amministrativo del Comune di Roma e con tutta la normativa sovraordinata, resta semplicemente un'aspirazione che è apprezzabile ma non è suscettibile di immediata attuazione. Restando nell'ambito di questo tipo di considerazioni, sembra che gli estensori non si rendano conto di una cosa fondamentale, della difficoltà di accomunare e far gestire da quello che loro ipotizzano come ufficio unico per l'amministrazione condivisa, partecipazioni che vanno da semplici interventi di gestione dell'orto urbano e quindi diciamo di bricolage, con quegli interventi come li definisce il regolamento, su spazi e beni immobili che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che in aggiunta o in alternativa hanno valore economico significativo, su cui i cittadini propongano di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportino attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione, alla gestione continua nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale. Cioè, passiamo dall'orto urbano alla ristrutturazione e all'utilizzo di un monumento, per esempio, o di un bene di alto pregio artistico, con spese notevoli. Tra l'altro, continua il regolamento, prevedendo poi espressamente l'assunzione in via diretta da parte dei cittadini per il restauro e la riqualificazione di questi beni. E qualora i cittadini non abbiano la possibilità economica o la possibilità tecnica, la possibilità di far garantire l'assolvimento degli obblighi che vengono assunti dai cittadini anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi. Cioè, si sta delineando, sembra sfuggire a chi ha scritto l'atto, sia la complessità di siffatti accordi negoziali, cioè stenderli per iscritto, che coinvolgono diverse competenze interdipartimentali, sia il fatto che tali accordi debbano armonizzarsi con la più ampia regolamentazione della cura e gestione dei beni immobili disponibili e indisponibili del Comune di Roma, perché per la quale sembra sia in corso un riesame dei regolamenti vigenti e con tutta la normativa sovraordinata riguardante le possibili attività contrattuali dell'ente pubblico. Se la cavano, li chiamano patti di collaborazione tra il Comune, definendoli sinteticamente come strumento con cui il Comune e i cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Questo vale come intendimento, come un fine da raggiungere, ma nulla aggiunge alla possibilità di definire uno schema negoziale che racchiuda accordi e situazioni della complessità che ho prima rammentato. Sarebbe come se volessimo disciplinare un ospedale dicendo che l'ospedale pensa a cura la salute dei cittadini. Abbiamo enunciato un fine, ma non abbiamo aggiunto nulla. Ripeto, è sempre il problema che hanno dato veste di regolamentazione a qualche cosa che non regolamenta, enuncia soltanto delle aspirazioni. Un'altra difficoltà che ha lasciato perplessi, un altro problema che ci lascia perplessi è la difficoltà di stipulare questi patti di collaborazione con una cittadinanza che è rappresentata, perché questi loro danno la definizione di cittadini attivi, ma chi sono i cittadini attivi? Tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni sociali anche informati o informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
Qui scusatemi, ma è un po' difficile pensare alla che chi ha scritto comunque riuniti informazioni sociali anche informali, un'associazione sociale anche informale può essere contraente di un patto di gestione col comune. Il tempo è scaduto, consigliere Pompei, quindi stringiamo. Chiedo scusa, finisco. Può fare un intervento dopo, non, lei ne ha possibilità, quindi grazie. Magari i dettagli se vuole può continuare. Va bene. Insomma, la sostanza è questa, che si condivide, la Commissione ha condiviso lo spirito e la volontà di dare regolamentazione a un problema, però purtroppo tutte queste idee hanno bisogno di un bagno, non in Arno, ma un bagno negli uffici tecnici che determina un qualche cosa che sia effettivamente percorribile, per cui non potendo proporre nessun emendamento siamo stati costretti a esprimere parere non favorevole. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi. Allora, se non ci sono interventi, andrei direttamente alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Toti. Sì, astensione. Noi votiamo astensione. Allora, io ricordo che la delibera porta a un parere contrario. Quindi chi è favorevole al parere contrario. Altre dichiarazioni di voto? No? No, io. Scusa, però. Accivicchia. Eccolo qua. No, niente, però la dichiarazione di voto già l'ho espressa. Sì. Potrei continuare ma penso che sia come sparare sull'ambulanza a questo punto. Quindi. Basta la dichiarazione di voto negativa, grazie. Prego. Sì, consigliere Carlone. Come gruppo misto condivido quanto già detto in commissione e esaminato diciamo attentamente tutto, ci si esprime non favorevolmente a questa proposta. Quindi io sono naturalmente, mi accodo alla maggioranza e sono non favorevole, grazie. Favorevole al parere contrario? Favorevole al parere contrario. Sì, l'avevo capito, grazie. Allora, a questo punto direi di votare. Favorevole al parere contrario? Astenuti? Allora, ci sono 13 voti favorevoli e un astenuto, quindi la delibera viene approvata con parere contrario. Passiamo al punto successivo. Mi scusi, Presidente, non ricordo se lei ha nominato gli scrutatori. Sì, all'inizio. Okay, se volete grazie. Vi ripeto, perché sono Carlone per l'opposizione e poi ci sono Rinaldi e Gunnella. Rinaldi che fine ha fatto? Dobbiamo ripetere? È uscito Rinaldi per un... No, ok. Nominare un altro? No, non tanto rientrerà a breve, immagino. Allora, proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Stefano, Bernabei e Calabrese, regolamento capitolino per la disciplina del servizio di noleggio con conducente a mezzo di velocipedi a pedalata libera, assistita e motocarrozzette. Lascerei la parola alla consigliera De Chiara. Buongiorno Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. Allora, al terzo punto all'ordine del giorno, come ha già lei citato, abbiamo appunto questa proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Stefano, Bernabei e Calabresi.
questa regolamentazione, questo regolamento capitolino è appunto disciplina il servizio di noleggio con conducente a mezzo di velocipedi a pedalata libera assistita e le motocarrozzette. Allora, nel vigente regolamento per l'esercizio dei trasporti pubblici non di linea, sia per il servizio taxi che per le autovetture a noleggio con conducente, non viene contemplata la categoria relativa ai velocipedi e alle motocarrozzette. Allora, per quanto riguarda i velocipedi, per chi, cioè a titolo informativo, sono dei mezzi con due o più ruote a pedalata libera o assistita, ossia dotata appunto di un motore ausiliare elettrico, mentre le motocarrozzette sono dei veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, dove sono previste al massimo quattro posti. Dal momento che il codice della strada e comunque anche la legislazione nazionale ne individua la categoria e li classifica come veicoli che possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente, e anche a seguito di ricorsi avversi ad ordinanze che sono state emanate durante il periodo giubilare dall'amministrazione capitolina, il TAR ha evidenziato la carenza di una regolamentazione proprio in questo settore e quindi si è ravvisata la necessità di ricorrere ai ripari, ossia di adottare quindi una specifica regolamentazione. Questa regolamentazione è utile ad evitare innanzitutto i rischi che possono essere connessi, diciamo, all'esercizio abusivo e anche caotico appunto di questo servizio, e garantire anche la sicurezza dell'utenza, anche dei cittadini e anche l'ordine pubblico in genere. L'utilizzo di questa modalità di trasporto è sostanzialmente in linea anche con gli indirizzi di sostenibilità che vengono adottati da questa amministrazione capitolina. In materia, soprattutto in materia di tutela ambientale, in quanto l'obiettivo è il contenimento innanzitutto dell'inquinamento atmosferico, anche la disincentivazione all'uso del mezzo privato a motore e perché no, la preservazione del patrimonio artistico e architettonico cittadino. Il regolamento è comunque composto da 24 articoli e recepisce i criteri relativi alla modalità di svolgimento del servizio, i requisiti e anche determinate diciamo condizioni per il rilascio appunto delle autorizzazioni che vengono dettati dalla Regione e dalla legge numero 21 del 15 gennaio del 92. Quindi in conclusione possiamo dire che sostanzialmente abbiamo avuto un'innovazione in questo settore, è una novità che l'Assemblea capitolina ha previsto. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Sì, vediamo i numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mi aiutate a contare? 12, ok. 13 con principio. Perfetto. Allora, se non ci sono altri interventi, io andrei con dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione. Allora, il parere a questa delibera è favorevole. Chi vota favorevole per il parere favorevole? Astenuti? Contrari? Tosazzi non è presente. Dieci favorevoli e due astenuti, l'espressione di parere risulta così approvata. Chiudiamo qui
Il consiglio di oggi sono le 9:51.